Angelo, sei stato un buon profeta, hai detto che l'anno dei day break per ora sei al 100% di pronostici. Sì, ma non è che i profeti sono vecchi. E, insomma, le cose si sanno, insomma, nel senso che è una stagione particolare, con, sappiamo che bisogna allenarsi in campo, perché dopo ragazzi che non sono pronti fisicamente, dopo, per esempio nel nostro caso specifico dopo 17, in 3 giorni non è che ti metti a fare chissà cosa. La prossima partita porta punti, ma porta anche allenamento, perché prima di fa poco, perché insomma adesso abbiamo avuto questa cosa qui di Nima, lo sappiamo e gli ho già detto ai ragazzi, solo che ovviamente finché non si tocca con mano è ovvio che dentro la partita di stasera c'è tanto di Modena, sia nel bene sia nello spreco, no? Questo è un dovrebbe e sarà il tema di quest'anno, però finché insomma i ragazzi non lo provano sulla pelle, no? Come figli a casa, insomma, finché non mettono il ditino nel ferro da stiro non si accorgono che non si accorge che scotta, però insomma i ragazzi hanno avuto sempre un buono spirito, ovviamente diciamo la partita di Supercoppa non solo per il 17 ma per l'adrenalina, no? Era lì vicino e qualcosina in termini di continuità abbiamo pagato, però questo è l'anno, è un anno che comunque i ragazzi hanno voluto loro, perché in Champions sono andati loro, no? In Supercoppa sono andati loro, quindi vuol dire è un anno di dico sofferenze, ma di difficoltà cercate, cercheremo di studiarle insieme e far sì che le difficoltà facciano meno danni e che i nostri pregi facciano più punti possibili.